Dopo 9 anni nei quali era stato trasferito negli spazi più sacrificati del Gironcoli, il reparto di anatomia patologica dell'USL 7 torna all'ospedale di Conegliano, in uno spazio di 800 metri quadrati, dunque ben più adeguato all'importanza della struttura sanitaria. L'unità operativa di anatomia patologica, infatti, eroga prestazioni diagnostiche, istologiche, citologiche, biomolecolari e autoptiche finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi e alla pianificazione delle terapie. L'anatomia patologica dell'USL 7 ha una tradizione straordinaria per quanto riguarda le patologie oncologiche. Già da tanti anni questo reparto si è specializzato in particolare per la cura del tumore alla laringe, avendo un centro di riferimento del professor Serafini e poi dottor Rizzotto, ma anche per tutte le patologie oncologiche che riguardano sia il tratto gastroenterico che il tratto endocrinologico, sia per altri apparati, polmone, eccetera. I lavori hanno permesso la realizzazione di un particolare impianto di trattamento e condizionamento dell'aria, finalizzato sia al comfort climatico di tutti i locali che alla sicurezza degli operatori. È stato un percorso molto lungo che è durato quasi 10 anni e che ha permesso di avere strutture molto innovative all'interno dell'USL 7 in ambienti che sono sicuri sia per i pazienti che per il personale che ci lavora dentro, essendo l'anatomia patologica un'attività che è a rischio sia biologico che chimico per il personale. Il nuovo reparto di anatomia patologica di Conegliano è stato realizzato grazie a uno stanziamento della Regione Veneto pari a 1.420.000 euro. 1.400.000 euro, ma la volontà di ricordare ai cittadini che quel reparto che è anatomia patologica, che spesso è questo sconosciuto, come dico io, spesso relegato sempre negli scantinati degli ospedali, è punto nevralgico delle cure dei cittadini, perché qui passano ad esempio su questa realtà circa 60.000 campioni, forse anche 70.000 campioni di tessuti, e vengono classificati. In base alla classificazione noi sappiamo che cure adottare per il singolo paziente rispetto al tumore o alla patologia che è. Dunque un reparto, quello di anatomia patologica, in genere poco conosciuto e frequentato dagli utenti di una struttura ospedaliera, ma di fondamentale importanza per il suo funzionamento, per la diagnosi e la terapia dei pazienti. Perché l'anatomia patologica è l'epicentro della decisione clinica in oncologia, cioè qualunque decisione, particolarmente quando si ragiona di farmaci innovativi ad alto costo, passa attraverso le indicazioni che queste strutture devono dare.